cercare, guarda dove c'è. Chiedere perdono alla piccola Yolanda Passariello affinché insegni a riscoprire il valore della vita, della convivenza, la pace, perché ciò non accada mai più. Monsignor Giuseppe Giudice ha rimarcato la necessità di riconciliazione durante i funerali della bimba di 8 mesi, morta nella notte tra venerdì e sabato scorso a Sant'Egidio del Monte Albino. Funerali celebrati in forma privata nella cappella del cimitero di Pagani. Intorno alla bara bianca si sono stretti la mamma di Yolanda e i familiari. Tra i banchi presenti i sindaci di Sant'Egidio di Pagani, Nunzio Carpentieri e Alberico Gambino. Il vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, con la sua presenza, ha voluto far sentire l'affetto della Chiesa, dell'intero agro, sconvolto dalla morte di Yolanda. Non perché mi manchi il coraggio, ma perché questa bambina che è davanti a me non me lo perde. Perché la sua innocenza mi suggerisce parole di pace. La sua innocenza, ha esordito Monsignor Giudice, paragonando la bimba ad una fragile ostia, ci suggerisce parole di pace. Poi ha aggiunto, come vescovo vi invito al silenzio, che non è omertà, che non è paura. Questo momento non sia emotivo, ha detto. È passato, ci dimentichiamo e poi aspettiamo la prossima tragedia. Un po' di vento la può portare via, poi ci può cadere. La possiamo distruggere. Ecco, noi ci inchiniamo dinanzi alla profezia dell'innocenza. Il vescovo non ha alzato i toni, alle parole forti ha preferito pronunciare parole che fossero carezza, un accompagnamento per Yolanda, un monito invece per gli adulti ad uscire da certe situazioni. Invito al silenzio. Silenzio che non è omertà, che non è paura. Monsignor Giudice ha chiesto perdono alla piccola. A cominciare da me, ha detto, ognuno di noi chieda perdono perché forse siamo stati distratti, forse non siamo stati attenti, forse ci è mancato lo sguardo per comprendere la realtà. Ti chiediamo perdono, ha continuato, insegnaci a riscoprire il valore della vita e della convivenza. Infine, un invito a tutti, deponiamo le armi dal cuore, impariamo la pace, evitiamo ciò che non serve. Yolanda, ha concluso Monsignor Giuseppe Giudice, noi veniamo a scuola da te, siamo impreparati, distratti e poveri. Aiutaci tu a comprendere che le nostre famiglie, le nostre città, le nostre chiese devono accogliere la vita sempre, evitando il giudizio e le parole che non servono. Come quando ecco l'ostia è tra le nostre mani, come fragile, come piccola, come povera.